vedete fra gli altri Raffaele Bonanni, che è stato un uomo di riferimento del sindacato italiano e quindi da questo osservatorio particolare ha potuto certamente capire e comprendere come si muove il mondo del lavoro, ma anche della formazione in Italia, dal punto di vista certamente del lavoratore, ma avrà incrociato tante volte anche gli imprenditori. A lei Bonanni chiedo se c'è un qualche modo diverso, no? Una domanda provocatoria, di reagire ai cambiamenti e all'evoluzione in Italia e come questo territorio dove siamo ospiti oggi mediamente si comporta rispetto alla sfida del cambiamento. Sì, grazie, buongiorno a tutti. L'unico modo più semplice ma anche più efficace, e lo sa per Paolo, siamo stati colleghi per tanti anni, è la collaborazione, è la partecipazione e collaborazione. Noi l'abbiamo detto all'infinito, io so che alla stessa mia opinione abbiamo condiviso molti anni di impegno e questo vale ancora di più per realtà che hanno un arretrato di problemi come la realtà italiana. E c'è stata molta difficoltà nel corso degli anni a comprendere questa essenziale verità, però devo dire che negli ultimissimi anni si sono fatti passi in avanti, grandi. E naturalmente, soprattutto i lavoratori che hanno una coscienza davvero grande e capace di interpretare i tempi, i lavoratori stessi hanno imposto un'andatura diversa. Il Veneto, tra l'altro, è stato in prima fila anche per la cultura dei Veneti, per il modo di pensare dei Veneti. Sì, ognuno ha il proprio interesse, però certamente nessuno sega il ramo dove è seduto. Qui c'è stata una collaborazione molto forte tra lavoratori e imprese, e tant'è vero che l'impresa veneta, che è uno dei capisaldi dell'economia italiana, ha reagito abbastanza bene. Sì, ci sono state difficoltà in questo lungo percorso di crisi, però negli ultimi 2-3 anni si vede dal carattere appunto di questa collaborazione, di questa cultura, che il Veneto non è uscito bene. Non a caso i dati più positivi delle esportazioni, della produzione industriale e della stessa occupazione, i dati più positivi italiani sono proprio qui. Io ritengo, conosco bene la realtà veneta, conosco bene gli imprenditori e i lavoratori proprio per questo aspetto, cioè condividere le difficoltà, dividersi i rischi, ma dividersi anche il frutto. E credo questo sia la ragione principale da utilizzare per far uscire dalle secche tutto il Paese. Gli appelli, le provocazioni, le vie di uscita accelerate e così via non hanno mai prodotto nella storia dell'uomo che appunto parole. Invece il lavoro e l'iniziativa appunto di collaborazione forte e sincera e anche silente è l'antidoto migliore, perché la ci si possa fare. Noi abbiamo, come italiani, abbiamo dei capisaldi importanti economici, a livello europeo, a livello anche mondiale, non dobbiamo fare altro che costruire un team forte, appunto, sostenuto dalla collaborazione fortissima. Pegaso, molto più di un'università.